Ci troviamo al Museo Paleontologico Le Radici della Vita ad Anta di Cadore. Inaugurato nel 2008, è nato grazie alla collaborazione di diversi enti e soprattutto grazie alla Fondazione Ligabue di Venezia, che ha donato parte di questi reperti, e allo studioso naturalista il signor Berti, che anch'esso ha donato parte della sua collezione privata. Il Museo Paleontologico inizia raccontando la teoria delle origini della vita, ovvero la panspermia, e prosegue successivamente con delle teche che raccontano le diverse ere geologiche di vari sistemi di fossilizzazione che sono avvenuti nel corso dei secoli, sia per i vegetali che per gli animali. Il museo ospita una vasta tipologia di fossili che provengono da diverse parti del mondo, come ad esempio il Marocco, il Messico e anche l'Asia meridionale. E questa invece è la zona dedicata ai fossili delle nostre Dolomiti, e qui possiamo vedere degli esempi che provengono sia dal Comelico che da altre parti della regione Veneto. I reperti più interessanti del museo si trovano al centro dell'esposizione, dove abbiamo un cranio dell'orso delle caverne, un cranio di un coccodrillo preistorico e il cucciolo di dinosauro integro in tutte le sue parti. Questo cranio dell'orso delle caverne proviene dall'ex Jugoslavia da circa 70.000 anni. Per quanto possa sembrare terrificante, in realtà l'orso delle caverne era vegetariano e venne cacciato sia dall'uomo di Neanderthal che dall'uomo Sapiens Sapiens. In questa teca è possibile ammirare il teschio di un coccodrillo preistorico che proviene dal nord dell'Africa, e l'esemplare era lungo ben 6 metri. Mentre laggiù è possibile vedere una bellissima zanna di mammut di circa 10.000 anni fa, proveniente dalla Siberia. La giovanotta, preparata? Allora, il pezzo fondamentale della collezione del Museo Le Radici della Vita ad Anta è questo esemplare di cucciolo di dinosauro, risalente a circa 110 milioni di anni fa e proviene dalla Mongolia in Cina. L'aspetto interessante di questo reperto è che è completo di ogni sua parte, e osservando attentamente si può notare come questo cucciolo probabilmente sia morto dopo essere stato attaccato da un predatore. La posizione accovacciata ci fa supporre che si sia andato a nascondere ed è morto in questa posizione. Il Museo Paleontologico Le Radici della Vita ad Anta di Cadore ospita quindi numerosi reperti fossili, sia animali che vegetali, ed è possibile scoprire all'interno di questo piccolo ma ricco spazio anche le diverse tipologie di fossilizzazione. Sicuramente merita di essere visitato, in quanto ospita reperti non soltanto della nostra regione dolomitica, ma anche provenienti da molte altre parti del mondo. Sicuramente questa cosa è molto caratterizzante per un piccolo paese come Anta di Cadore. Oh.